Va ora in onda Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, oggi la trasmissione Parliamo di musica, la nostra rubrica mensile, si onora di due ospiti. Direi di tre ospiti, a dire la verità, perché l'ospite più illustre, non me ne vogliano gli altri due, si chiama Enrico Caruso. Direte come abbiamo in trasmissione Enrico Caruso? Beh, in qualche modo c'è proprio lui. C'è proprio lui grazie a una iniziativa discografica che nasce da una grande passione, quella di Mark Millofer, tenore britannico, e dalla altrettanto grande passione del pianista italiano Marco Scolastra, che hanno appunto dato recentissimamente alle stampe un doppio CD, quindi un album, con le canzoni composte, scritte da Enrico Caruso e le canzoni scritte per Enrico Caruso. Ecco perché Enrico Caruso è qui tra noi, in carne e ossa si potrebbe dire, ma soprattutto con le sue note, e viene celebrato a 150 anni esatti dalla sua nascita e a poco meno dall'anniversario della sua morte, dal centenario della sua morte, da questi due artisti che hanno davvero messo insieme un percorso musicale di primissimo ordine, di straordinaria curiosità e di piacevolezza estrema. Quindi saluto innanzitutto il tenore Mark Millofer, che è un po' il primo mobile di tutta questa iniziativa. Buongiorno Mark. Buongiorno Alberto, buongiorno. Devo dire ai nostri ascoltatori che lunghi percorsi insieme mi legano a questi due personaggi. Antichi davvero, tempo antico, si potrebbe usare come espressione una canzone appunto di Enrico Caruso, perché abbiamo fatto tante avventure artistiche insieme, quindi capirete che c'è una complicità speciale in questa trasmissione, oltre che un affetto, un'amicizia di lunghissima data. E per questo non vi stupite se tra noi appunto si potrà divinare con facilità che c'è qualcosa di più che una semplice presentazione di una iniziativa discografica, come tante ne presentiamo in questa nostra emittente. Qui c'è qualcosa davvero di molto molto antico e molto appassionante in memoria, in cari ricordi, un nido di memoria, diremmo alla maniera di Leoncavallo. Ecco Mark, da dove nasce questo grande interesse, questa grande ricerca per Enrico Caruso? Ah, una domanda. Non è così semplice spiegare questo, perché ovviamente sono un tenore e tutti i tenori hanno questo, abbiamo questo amore per Caruso, questo rispetto per lui, ma probabilmente io credo che la mia passione ha cominciato con il film Il grande Caruso di Mario Lanza. Tutti i tenori spesso dicono questo, ma io mi ricordo che ho visto questo film e ho detto: ma chi era questo Caruso? Io voglio essere un tenore, perché ero un bambino quel periodo. E allora ho scoperto che lui era il più grande tenore di tutti i tempi. E su questo ci sono pochi dubbi, in effetti. Sì. E poi con tempo io sono diventato un cantante e poi ho scoperto che c'era altre cose da scoprire su di lui. Io ho cominciato di collezionare le cose, la musica, tutti i libri, volevo leggere tutto su di lui. Così ho diventato più innamorato di questo uomo, che aveva questa vita molto complessa, molto interessante. Lui non era soltanto un cantante, era un uomo importante per il periodo, perché con lui è cominciato l'epoca del grammofono, del
dell'LP, del record, del CD, del tutto, perché era lui che aveva la voce giusta per la tecnica del periodo 1900, più sì, o meno. Sì, sì, certo. E quando lui ha cantato in questo corno per registrare la sua voce, la tecnologia ha detto: questa voce è perfetta. Un soprano potrebbe essere troppo strillante per i mezzi dell'epoca, diciamo, sì. Sì. E un basso non si sentiva bene, ma lui aveva questa voce speciale, era perfetta. E anche la sua passione arriva subito anche su questi dischi di cera. Era il momento giusto, e lui ha creato questa industria e l'industria ha creato lui. È stata un'alleanza perfetta, perché la leggenda nasce proprio, diciamolo pure, dalla testimonianza discografica, che è stata appunto tra le primissime disponibili e che ha creato questo monumento che ancora oggi noi veneriamo tutti. La nascita del disco è anche la nascita del mito di Caruso insieme. Esatto. Ora vorrei chiamare in causa Marco Scolastra, dando un'informazione innanzitutto, che queste 48 composizioni, perché si tratta di 24 nel primo CD e 24 nel secondo CD, sono state registrate chissà dove, proprio alla Villa Caruso a Bello Sguardo, comune di Lastrassigna, e quindi negli ambienti abitati da Caruso, in questo bellissimo posto, dove io tra l'altro ho avuto il privilegio di ascoltare un recital con in anteprima queste stesse canzoni, molte di queste stesse canzoni, in una serata per me indimenticabile, proprio con Marco Scolastra al pianoforte e Mark Milhofer naturalmente come interprete alla tenorile. Marco, com'è stato accompagnare Mark, scusate, il gioco di parole qui è inevitabile, in quei luoghi, quali sono state le sensazioni, le memorie, le impressioni da parte tua in questo progetto straordinario che ci permette di scoprire una quantità impressionante di compositori, per lo più appunto altrimenti destinati all'oblio? Intanto buongiorno a tutti e ciao Alberto, ben trovato, e veramente grazie per le bellissime parole che hai detto sulla nostra amicizia, sulla nostra frequentazione artistica. Allora, fare musica con Mark è molto, 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 sempre molto bello, e io imparo sempre moltissime cose. La frequentazione con Mark è nata con l'incisione e la registrazione di tutti i folk songs di Britten. E anche in quell'occasione per me è stato proprio andare a capo, proprio fondo a questo mondo meraviglioso di cui Mark è vero maestro. Anche in questa occasione il progetto è nato dalla sua idea, dalla sua passione travolgente, dal suo studio, dalla sua ricerca veramente complessissima e di tanti anni. E com'è stato? È stato per me molto bello, perché io amo veramente accompagnare i grandi musicisti e i grandi cantanti, e accompagnare questo repertorio raro, che però ha l'origine nel molti di questi pezzi hanno l'origine nel nostro più grande compositore di musica di Romanza Salotto, cioè in Francesco Paolo Tosti. Farli in questo luogo speciale, si sentiva un'emozione, proprio era tangibile questa cosa, perché nei corridoi c'erano le foto di Caruso, siamo saliti, c'erano i grammofoni, c'erano i programmi di sala, c'erano le registrazioni, insomma, Caruso era veramente intorno a noi. Certo, con la tecnologia contemporanea, col pianoforte gran coda meraviglioso della collezione Bussotti Fabbrini, c'era in questa sala con il tecnico che ci ha registrato, bravissimo, lo ricordiamo, Luca Ricci, che è veramente Luca Ricci, sì. Ricordiamo anche l'editore, che è Urania Records, colpevolmente non ho citato fino a ora. Urania Records, sì. È stato molto bello, sono stati 6 giorni di registrazione, avevamo già lavorato prima a casa mia,
intensamente, perché abbiamo fatto anche una selezione, perché originariamente Mark è arrivato con una novantina di questi brani, perché sono tantissimi quelli dedicati a lui, e abbiamo fatto una selezione, quelli che ci sono piaciuti di più, quelli che, cioè, in cui c'era più musica, perché vocalmente sono tutti molto efficaci. Abbiamo fatto una selezione di quelli che sono più musicalmente più giusti e più profondi. Bellissimo. A questo punto la curiosità di chi ci ascolta naturalmente sarà, li starà divorando, e quindi noi diamo in pasto a questa voracità, a questa fame di musica, la prima canzone, che è molto nota. In questo caso si tratta davvero di una delle pagine più celebri che proprio Caruso ha portato a un successo mondiale, e poi da tutti gli altri tenori e non solo tenori, interpretata, cioè La mattinata di Ruggero Leoncavallo. A voi con la voce di Mark Millhofer e l'interpretazione pianistica di Marco Scolastra. Non ci sarebbe bisogno di fare un nuovo annuncio di ciò che è stato appena trasmesso, era La mattinata di Ruggero Leoncavallo, scritta per Enrico Caruso, interpretata da Mark Millhofer e Marco Scolastra, in questo nuovo doppio CD di Urania Records, che raccoglie appunto le canzoni scritte da Enrico Caruso e le canzoni scritte per Enrico Caruso. Detto questo, partiamo un po' una carrellata insieme, Mark Millhofer. Va detto che questa doppio CD è munito anche di un libro elettronico, un ebook che è scaricabile da un sito, e dove lo stesso Mark Millhofer ci guida canzone per canzone dentro le vicende di ciascun compositore, dentro la storia di queste canzoni, dentro il clima, il tempo, gli ambienti che le hanno viste nascere. È veramente un libro preziosissimo, che non solo offre tutti i testi completi, ma anche appunto questa guida all'ascolto. È una guida storica che a tutti gli effetti è il frutto di una grande ricerca. E quindi c'è un bonus, chiamiamolo così, che rende ancora più prezioso e ancora più godibile poi soprattutto l'ascolto di queste pagine. Ne farei subito ascoltare un'altra, Mark, che è di questo misterioso, pare abbastanza, Mario Ferrarese, Portami via, del 1910.
fendendo i ceroli orizzonti, l'aquila spiega le sonanti penne. Oh, portami lassù, ove il suol non è fango, ove del mondo più non mi giunga l'odiata voce, ov'io risento ben gravoso il pondo di questa mia arida croce. Era di Mario Ferrarese, Portami via, una canzone del 1910 scritta per Enrico Caruso. Ecco, ora passando a un'altra, un altro... Alberto, scusami, posso intervenire? Sì, certo. Un secondo? Soltanto perché questa canzone è meravigliosa, come avete sentito. Il testo è molto particolare, perché il testo di questa canzone è di Ada Negri. Ah, ecco, ecco. Dunque, è vero, sì, giusto, giustissimo. Questo è molto interessante, perché in questo disco ci sono questi due dischi, sono sia compositrici femminili, poi magari se ne parla, ma anche dei testi preziosi. In questo caso il testo veramente molto 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 bello e molto commovente è di questa nostra grande poetessa, e dunque è prezioso anche per questo, forse più per il testo che per la musica, ma ci ha commosso molto il testo di Ada Negri. Beh, si potrebbe, scusami, si potrebbe anche leggere a questo punto. Sì. Bravo. Oh, portami lassù, lassù tra i monti, ove lampeggia indura il ciel perenne, ove fendendo i ceruli orizzonti l'aquila spiega le sonanti penne. Oh, portami lassù, ove il suol non è fango, ove del mondo più non mi giunga l'odiata voce, ov'io risento men gravoso il pondo di questa mia arida croce. Oh, portami lassù, ch'io possa amarti in faccia all'acri e montanine brezze, fra i ciclami e gli abeti, inebriarti di sorrisi, d'aurore e di carezze. Qui la grigia nebbia sul mio cor ristagna, nelle risaie mor la poesia. Voglio amarti lassù, della montagna, nel silenzio immortal. Portami lassù, portami via.
Sono davvero versi notevoli, eh? Onore ad Ada Negri, poetessa, ahimè, molto dimenticata, ma che meriterebbe, grazie a voi che ci permettete di parlarne, in questa bellissima, bellissima canzone. Allora, Portami via, musica di Mario Ferrarese, parole di Ada Negri. E ora passiamo a una nuova canzone che potrebbe essere... questa di Raoul Gainsbourg, Les moments qui passent, 1915. Qui possiamo dire qualcosa su questo personaggio, eh? Marc? Sì, allora lui era un impresario a Monte Carlo, all'opera di Monte Carlo, per quasi, penso, 60 anni, una vita lui era lì. Lui, ovviamente, questo è l'inizio del... secolo, ma un grande periodo, e lui era un amico di Caruso, Caruso cantava lì spesso, durante la prima guerra mondiale, Gainsbourg ha parlato con Caruso, ha detto, senti, abbiamo una stagione, ma sarà un casino perché tu non ci sei, perché c'è una guerra, sarà un casino perché nessuno verrà. E Caruso ha detto, va bene, vengo io, cancello tutte le mie altre cose in America, eccetera, e vengo a Monte Carlo per aiutarti. E Gainsbourg, allo stesso periodo, probabilmente per ringraziarlo, ha scritto questa canzone proprio al momento in cui Caruso cantava a Monte Carlo. Cos'era? L'inizio aprile di 1915, credo. Sì, esatto. 1915, così mi risulta. Sì, è un gesto quindi di riconoscenza per aver salvato una stagione a un impresario. Sì. Ma questo è Caruso, questo è un uomo così generoso che, come dire, per aiutare un amico ha perso un sacco di soldi, ha cancellato tutti i concerti, registrazioni, eccetera, per essere in Europa per aiutare questo Gainsbourg. Quando aveva già altri contratti dove poteva guadagnare molto bene, ma Caruso era più di questo, perché lui era famoso per, anche sconosciuto per, perché lui ha aiutato tanti immigranti italiani in America. Non era una cosa che lui ha pubblicato, è una cosa che lui faceva per piacere, per aiutare i suoi amici, per aiutare i connazionali, certo, sì. Esatto, sì, esatto. Poi era un uomo generoso di natura. Ogni Natale andrà nel Metropolitan Opera con le tasche piene di d'oro, come si dice così, sì. Che lui dava a tutti. Tutto il coro, tutti gli sarti, tutti. Questa è sì, è una figura specialissima. D'altra parte va detto che le cifre che guadagnava Caruso in quel momento erano probabilmente anche oggi inimmaginabili in termini proprio di valore. Veniva pagato a peso d'oro, perché anche nella più remota città americana voleva avere un concerto di Caruso, e naturalmente era disposta a fare investimenti fuori veramente da ogni immaginazione. Alberto, volevo dire una cosa su piccolissima, sull'accompagnamento pianistico di questa bellissima chanson francese. Perché la lingua francese, come in Tosti, ad esempio, obbliga un pochino la scrittura, no? Anche pianistica. E questa inizia veramente come la migliore chanson, la migliore melodie française. È dolcissimo, armonioso, con proprio un'atmosfera tipica della francese. E poi c'è tutto un arabesco che potrebbe sembrare, gli anni sono quelli, che potrebbe sembrare un po' la scrittura degli arabeschi di Debussy. È molto prezioso questo, dal punto di vista pianistico, questo brano, perché è proprio diversissimo da quelli italiani, da quelli americani. È un'altra tradizione che entra dentro il repertorio di Caruso, fondamentalmente, viene appunto dalla melodie da salotto francese. Esatto. Allora ascoltiamo naturalmente questo pezzo del 1915.
esse fieti, esse timiditi. Ave fleure malme lèvre, elle est un autre, je ne pas Era Les Moments qui passent di Raoul Gainsbourg. Ne abbiamo parlato con Marc Milhofer e Marco Scolastra, che sono i nostri ospiti oggi in trasmissione, per questa presentazione del loro grande lavoro, due CD, dedicato alle canzoni scritte da Enrico Caruso e per Enrico Caruso. Allora mi sposterei questa volta a una canzone scritta da Enrico Caruso, cioè Tempo Antico. Cosa ci puoi dire, Marc Milhofer, su questa musica di Enrico Caruso? Questa era l'unica canzone dove Caruso ha scritto tutte e due le parole e la melodia. Lui non componeva l'armonia, non era capace, ma questa è l'unica dove lui ha scritto tutte e due, perché per lui questa era una canzone molto personale, è una un po' autobiografica, perché parlava della ex compagna Ada Giacchetti, il soprano Ada Giacchetti, no? Che sì, con ebbe una tempestosa, diciamo, relazione con Caruso. Poi ci mise... Lei era un grande cantante. Io credo che lei ha aiutato Caruso di trovare più colore nella voce, anche forse gli acuti, a essere un più grande attore. Lei era una persona importantissima nella sua vita. Ma Caruso non era, diciamo, fedele, perché era sempre in giro, e quando ha cominciato la sua carriera a livello altissimo, lui ha chiesto a lei di smettere di cantare, di essere sempre una casalinga con
per i suoi due figli. Ma amara sorte purtroppo molto molto diffusa, molto, che trova tanti casi che si sono ripetuti di immolazione di talenti artistici per la famiglia. Questa è una triste storia dell'universo femminile che oggi speriamo che possa trovare qualche rimedio, ecco, comunque un'inversione di rotta. Ecco. E si conobbero in Toscana, vero Mark? Sì, sì, sì. Avevano questa casa, come detto, bello sguardo, ma lei era di quella regione, ma lei era sposata. Infatti. Già sposata con un figlio, ma ha lasciato tutte e due per Caruso, che ovviamente era un po'... Una cosa molto difficile da capire, ma lei non era mai, perché non era sposata con Caruso, non poteva avere il suo nome sul documento sulla nascita dei due figli, che è una cosa che non capisco. Dice che la mamma è sconosciuta e padre Caruso. Normalmente è l'opposto, sì. Mater certa est, pater nunqua. Ma come si non può sapere chi è la madre? Ma così. Beh, lo scandalo, naturalmente, lo scandalo di una coppia fuori dalle regole. Ma non aveva i diritti sui debuttarono suoi. Insieme al Goldoni di Livorno, se non vado errato. Ad Giacchetti, sì. e Caruso. Esatto. E fu uno dei trampolini di lancio di questa straordinaria carriera, quell'occasione. Sì. E poi ci fu il periodo in cui si incontrò anche con Puccini, se non vado errato. Sì, su di questo non sappiamo molto bene, perché ci sono sempre queste storie che lui ha detto chi ti ha mandato, Dio, ma questo probabilmente non era. Beh, cioè, le leggende si moltiplicano. Su un personaggio come questo, cioè, l'aneddotica è tutta da verificare, naturalmente. Tutto ne si chiude.
Andiamo avanti, allora, con un'altra canzone. Abbiamo parlato dell'universo femminile. E questo disco presenta un bel numero di compositrici che hanno scritto per Caruso. Non soltanto le poetesse, abbiamo già ricordato Ada Negri, però abbiamo per esempio Josephine Utterhart, spero di aver pronunciato bene, che scrive una Non irrompi le bois. E poi abbiamo Ariadne Holmes Edwards, The Spell. Ma ci concentriamo invece su questa Thoughts of You, Pensieri di te, di Mary Helen Brown. Ci vuoi dire qualcosa, Mark, di questa signora? Sì, o anche lei Marco, naturalmente. Marco, intervieni quando vuoi. Anche lei era una sconosciuta, ma... non sappiamo tutto, ma lei è diventata un'amica di Caruso e Caruso ha cantato una, probabilmente questa canzone, una delle sue canzoni in concerto, in recital, e lei così è diventata abbastanza famosa, aveva una piccola carriera come compositore. Non era facile avere essere una donna e compositore in quell'epoca. Assolutamente, infatti è straordinario che su queste 48 composizioni, insomma, ci troviamo almeno, mi sembra, tre donne, ecco, tre donne che scrivono per Caruso, se non ho dimenticato qualcuno. Infatti ci sono altre, posso dire 11, ma perché Caruso aveva ovviamente tanti... ammiratrici, è quello, è ovvio. Sì. E credo che abbiamo 11 compositori femminili che hanno scritto per lui, ma noi abbiamo scelto solo 3 o 4. Mi pare di trovarne 3, se non vado errato, appunto quelle che ho citato prima. Comunque, anche il testo di questo Thoughts of You è di una signora, Mary Hitchcock, cognome illustre, e passerei all'ascolto. Allora sentiamo Thoughts of You di Mary Helen Brown, a meno che Marco Scolastra non abbia qualcosa da dirci sulla signora Brown, per esempio. No, purtroppo no, non ho avuto il piacere di conoscerla, no, so soltanto che è uno di quei brani con molto, diciamo, con il sound soft in English, British, molto, molto caratteristico proprio. Bene, 1913, ascoltiamolo allora. Grazie. Can fill my life with love.
Thoughts of You di Mary Helen Brown, questa gentile, abbastanza misteriosa signora, mi pare americana però, vero Mark? Sì. Americana, infatti, che costruisce poi una piccola carriera di compositrice sulle spalle, diciamo, di questo importante privilegio di aver scritto per Caruso. E passerei io a un altro compositore, Gaetano Calamani, con Fiore Gentile del 1915. E su questo sappiamo qualcosa, c'è il libro, ricordo ai nostri ascoltatori, che è disponibile come PDF, scaricabile quindi come ebook, insieme a questi due magnifici CD. Cosa sappiamo di Calamani? Che era un violinista da Cremona, come si deve essere se a Cremona, sì, difficile. o si fa il torrone o si è violinisti o si ammina. Ma anche lui è uno. O la mostarda. Ah, la mostarda, è vero. Dimenticavamo una delle glorie di Cremona. È vero. Grazie Marco per questa nota gastronomica che d'altra parte ti è familiare per molti motivi. Esatto. Ma purtroppo anche Calamani è uno di cui non sono riuscito a trovare niente. Ah, so, quindi un illustre sconosciuto, salvo che è di Cremona. Bene. Veramente difficile. Però una canzone tra le tue preferite, perché sei tu che hai suggerito questa playlist, sì. Riveliamo ai nostri ascoltatori. Quindi Fiore Gentile di Gaetano Calamani. Pensier, al mio pensier, a menti, is non mi desiati baci.
abbiamo ascoltato di Gaetano Calamani, misterioso personaggio cremonese del 1915, Fiore Gentile, sempre dal repertorio composto per Enrico Caruso. Vorrei ricordarvi che oltre a questo doppio bellissimo album di CD pubblicato da Breve Records, come ha già detto Marco Scolastra, ma non sono intervenuto e ho fatto male, questa coppia di artisti, Mark Millofer e Marco Scolastra, hanno pubblicato per Brilliant anche i Folk Songs di Britain, e ho avuto anche in quel caso il privilegio di sentirli in concerto diverse volte e di possedere questo album di due CD, che è tra le cose più preziose davvero della discografia, dell'intera discografia britanniana. Non ho esitazioni a dirlo. Grazie. Volevo tornare un attimo solo, se posso, sempre sulla scrittura pianistica di questo di Calamani, perché come tutti i bravi compositori, veramente abbracciano il testo, no? e lo fanno proprio. I compositori di questo disco italiani, spesso in questi brani italiani, la scrittura è vigorosa, è proprio solare, è italica, e ci sono molti accordi e molto, come in questo brano. Una scrittura, cioè, maschia. Una scrittura piena di vigore, però non è una scrittura piena di vigore di trascrizione dall'orchestra, però è una scrittura pianistica vera, però differentemente, appunto, come dicevo prima, no, con la scrittura delle melodie francesi. Questa è proprio una scrittura vigorosa pianistica che rispecchia i testi, che poi fondamentalmente è questo, no? Sono autori che hanno saputo ben musicare i testi che hanno scelto. Sì, c'è una relazione sempre espressiva, insomma, anche nella scelta, certo, del tipo di scrittura pianistica, che è tutt'altro che peregrina, tra l'altro. C'è nobile tradizione in queste canzoni, molte delle quali purtroppo dimenticate dagli interpreti in primo luogo, e che quindi è giusto riproporre, anche che semplicemente come bis, per esempio, nel repertorio concertistico. Ma non dimentichiamo un'altra impresa discografica che vede protagonisti, non naturalmente per tutte le composizioni, ma per alcune importanti, sia Marco Scolastra che Mark Millofer, cioè l'integrale di tutte le romanze di Francesco Paolo Tosti, non solo quelle italiane ma anche quelle francesi e quelle inglesi, pubblicata da Brilliant. Questa è veramente un'impresa monumentale. Non mi ricordo più quanti CD sono, ma qualcosa tipo 9. No, sono 18 CD. Addirittura, Alberto, 18 CD. 18, e poi è stato importante perché in questa occasione, appunto, ci siamo conosciuti io e Mark, perché appunto lui era stato chiamato per cantare i song inglesi di Tosti, e lì ci siamo conosciuti. In quell'occasione era accompagnato però da Antonio Ballista, se non vado... Bravissimo, certo, nel bellissimo... Insieme con Monica Bacelli, ma il nostro pubblico di Rete Toscana Classica conosce bene queste romanze, perché noi periodicamente le mandiamo, così come conoscono bene anche i Folk Songs di Britain nella vostra interpretazione, perché fa parte appunto della nostra dotazione musicale, e con grande piacere periodicamente riappaiono nei nostri palinsesti. Quindi i vostri nomi sono tutt'altro che sconosciuti al pubblico di Rete Toscana Classica. Del resto, poi, chi frequenta gli eventi musicali in Toscana, e non solo in Toscana, in Italia e all'estero, i nomi di Mark Millofer e di Marco Scolastra certamente li conosce. Andiamo avanti con un pezzo invece un po' alla spagnola, va bene? Arturo Buzzipiccia, 1906, questo è uno dei miei preferiti, devo dire, ecco, proprio per questo colore locale che viene ricostruito, queste maniere spagnolesche. Lolita, è già il nome, ci ricorda, insomma, donne fatali, spero di non dell'età del romanzo di Nabokov, se no si va tutti in galera. E qui Marco Scolastra, cosa ci vuoi dire di Lolita? Beh, Lolita ci diverte molto, perché già la scrittura, veramente questa scrittura di Bolero è molto è brillante, è tattile proprio, e poi siccome ci sono nella scrittura delle pause scritte lunghe, Mark fa dei giochi anche mimici che mi divertono molto, perché lui amplifica queste pause, e poi la ripresa del suono è ogni volta diversa, che è anche un po' improvvisato. È molto divertente, è un brano pieno di brio e di verve proprio. Thank you.
Sì, decisamente sì, è proprio un pezzo che tira l'applauso poi naturalmente, sì, perché sì, qui non c'è altro che da divertirsi, no? Nella... Beh, era uno, prego, è un brano che hanno cantato anche tanti importanti, è uno dei tenori del secondo Novecento, era un brano che faceva Pavarotti spesso anche come bis. Ah, ecco, questo non lo sapevo. Era un brano. Sì, è un brano che alcuni tenori, mi sembra anche Carreras, Marc, adesso non mi ricordo, ma sì. Pavarotti sicuramente, perché lo sentì io quando in un concerto lo faceva come... Era uno di questi brani, di questi compositori meno noti, che però hanno rimasti un po' nella storia. Beh, d'altra parte, il repertorio composto per Caruso è rimasto, non tutto, ma in buona parte, proprio patrimonio dei tenori da allora a oggi, insomma. Ha costituito, per esempio, qui troviamo... quelle bellissime liriche musicate da Pier Adolfo Tirindelli, che all'epoca era una celebrità nella musica vocale, non solo vocale, da salotto, diciamo così. Ma troviamo anche il sestese, perché era di Sesto Fiorentino, Renato Broci, per esempio, con La Serenata al Convento. O troviamo un altro compositore che mi ricorda i miei studi infantili di pianoforte, come Vincenzo Billi. Che Campane a sera, il celebre Campane a sera, che ha le parole in questo caso, no? Cambiate da Enrico Caruso nel 1918. Ti, ci puoi dire qualcosa di Campane a sera, Marc? Credo che tu hai già detto tutto, ma no, perché questo era un pezzo per pianoforte imitativo, sembrava il pianoforte suona come un campanile. Infatti lo suonavo da ragazzino io, perché la mia insegnante allora, una di queste signorine, aveva questo repertorio, insomma faceva parte di questo mondo, era davvero uscita come una superstite di questo mondo. Era un canzone molto famoso nell'epoca. E poi Malfetti, conosco, ha messo le parole Ave Maria sopra il pezzo, e Caruso
ha preso questo e ha scritto le sue parole sopra queste. E allora abbiamo tre canzoni in uno. Io dico sempre che Caruso ha scritto le parole nel 1918-19 perché lui era sposato al Dorothy in quel periodo, alla fine di in agosto 1918. Io dico, lui ha scritto questa canzone per lei, per celebrare le sue nozze. Ah, ecco, quindi è un dono nuziale. Ma io, questa è la mia idea. Un po' come Mürten di Schumann per Clara Wieck, ok. Mutatis mutandis. Andiamo avanti con questo repertorio che sicuramente incuriosirà tanti i nostri ascoltatori. E passerei a Sotto il ciel di Gabriele Sibella, 1916. Chi dei due vuol parlare di questo, di questa composizione? Dico una piccola cosa, poi lascio a Mark, perché questo è un brano che ci ha preso molto sin dalla prima lettura. Questo autore, anche questo, poco conosciuto, e infatti nel nostro recital è l'ultimo brano, perché c'è qualcosa di inizia misteriosamente, anche con questa parte pianistica con 3P, perché... questo è molto importante, tutti questi brani sono molto curati, anche la veste pianistica, e poi c'è un'esplosione, c'è un crescendo, anche vocalmente proprio, e finisce in apoteosi con maggiore, è molto forte, è molto fisico, anche un brano molto fisico, molto bello, ci ha commosso sin dall'inizio. Trascinante comunque. Prego, perché messo in fondo al recital, ovviamente deve portare un climax, ecco, insomma, guidare molto, un climax. È molto trascinante, molto. Sì. Mark, scusa, ha qualcosa da aggiungere su questo? No, è una canzone che ho scoperto all'inizio della mia ricerca, e una canzone in cui sono subito diventato innamorato, per questo noi facciamo sempre questa canzone in recito, finiamo, come Mark ha detto,
perché è molto vicino al cuore mio, e allora è importante. Quindi è un morceau de chevet, si potrebbe dire, ecco. Ah, in questi brani, come tutti i brani importanti, i romanzi da salotto, quando riescono, è perché anche in poco tempo, no? Il compositore dice tutto. È come in quelle di Tosti, lo cito sempre, comunque è il padre di tutti. Sono dei piccoli monodrammi, no? E questo, per esempio, è, secondo me, è perfetto. In quattro pagine c'è tutto un mondo, sia dal punto di vista vocale che proprio musicale e emotivo, soprattutto emotivo. E c'è soprattutto bello. Un grande profumo di un'epoca che viene fuori da tutte queste pagine, ma da alcune in modo, come dire, più inebriante che da altre, no? Mi sembra. Sì. Per me è una bellissima canzone che nessuno ha registrato, allora era tempo. giustissimo, brava, ottima osservazione. E ora chiuderei a questo punto annunciando e ringraziando infinitamente Mark Milhoff e Marco Scolastra per questo contributo alla mia trasmissione mensile Parliamo di Musica, per essere stati con noi, ma soprattutto per aver arricchito il repertorio discografico di queste canzoni di Enrico Caruso e per Enrico Caruso, che sono 48 pagine davvero godibilissime. Alcune di queste sono certamente più intriganti di altre, ma l'insieme dell'impresa è davvero una delle più meritevoli celebrazioni che il 150 anni dalla nascita di Enrico Caruso hanno portato, almeno fino a questo momento. E vi ricordo anche che Marco Scolastra e Mark Milhofer hanno portato questo repertorio già a giro in molti concerti, uno dei quali appunto è stato ascoltato a me proprio a Villa Caruso a Bello Sguardo. E chiudiamo e non potremmo fare altrimenti che con forse la più nota. Abbiamo aperto con Mattinata di Leon Cavallo, notissima, ma questa certamente tocca ancora di più i cuori di ciascuno di noi, ed è una melodia eterna, vale a dire Core Ingrato di Cardillo, che è in qualche modo è davvero il ritratto di Enrico Caruso. Vogliamo dire due cose velocissime su questo, Mark? Anche questo era ispirato dal problemi familiari. questa canzone è ispirata da questi affari di lei, di lui, e allora era scritto per lui e Caruso era completamente innamorato di questa canzone, piangeva quando la cantava. È come di solito poi suscita emozione e commozione ancora oggi in tutte le platee. Prego, prego Marco. Voglio dire una piccola cosa, non sul pezzo perché questo non ha bisogno di presentazione, ma sull'amore e la passione di Marco Milhoff per Caruso. Mark abita a Londra, io abito in Umbria, abito a Foligno, e nel mio studio c'è un settore della biblioteca che si chiama Mark Milhoff, perché dovete sapere che settimanalmente arrivano dei cimeli carusiani, che vuol dire che arriva i librettini, i testi, i librettini piccoli su Caruso, i busti, piccoli busti, piccole medaglie, ma di tutto, le canzoni, lo spartito, la canzone del 1902, di tutto. E ovviamente è difficile, soprattutto da amatori italiani, lui non si fa spedire a Londra, ma li fa spedire a casa mia, e dunque c'è questa parte che è piena. Infatti, anche ieri sono arrivate le cose, Marco, sono arrivate due. E allora voglio dire questo. Ecco, in diretta qui possiamo dare le notizie sugli ultimi arrivi della collezione Milhoff relativa a Caruso. No, bellissimo, grazie. Veramente, perché lui li prende da amatori italiani, e questa è la testimonianza che poi forse è quello che anche è la forza, una delle forze di questo disco, cioè la passione da cui è nato tutto quanto. E diciamo anche un'altra cosa, se posso, che un britannico che canta in napoletano così, voglio trovarne a giro, ecco, scusate. Esatto.
Dunque, ecco, ho detto questa cosa di colore, ma è importante, perché la passione, la voglia la passione, per questo lui lo chiama il nostro eroe, perché è un eroe, dice Marco Caruso. Dunque l'abbiamo omaggiato come meglio potevamo, ecco, per questo 150enne. E io vi ringrazio tanto di queste vostre parole, di questa partecipazione, di questa vivacità soprattutto, di questo amore travolgente per Enrico Caruso, e vi saluto. Grazie Mark Milof. Grazie carissimo. Grazie Marco Scolastra. Grazie a te Alberto, sei sempre tanto tanto caro. Grazie mille, grazie a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie a Giovanni Mori che si è molto divertito in cabina di regia e quindi ha saputo consolare le proprie fatiche lavorative con la giocondità di questo nostro trio di pazzi furibondi. E a tutti quanti voi buon ascolto con cuore ingrato, Mark Milofer e Marco Scolastra, dai due CD pubblicati da Urania Records in occasione dei 150 anni della nascita di Enrico Caruso, il grande protagonista della trasmissione di oggi. Un saluto da Alberto Battisti. Soffrì tutta lì per e con la fede che nacque.
vasta condanna. Core, core ingrato, te pigliato vita mia. Abbiamo trasmesso Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.